Ciao amici e bentornati su Oziorso, il canale per i makers. Io sono Mauro e oggi voglio parlarvi di come mi sono autocostruito questo jig per l'affilatura degli scalpelli. Chi mi segue su Instagram sicuramente saprà già che da poco mi sono comprato degli scalpelli di buona qualità. Li ho comprati dopo la realizzazione del mobiletto per il mio tornio. Se te lo sei perso, te lo lascio qui, nelle schede. Durante la realizzazione ho fatto degli incastri tenone e mortaia e purtroppo ho accusato un po' il colpo perché mi sono reso conto che la mia inesperienza e la scarsa qualità dei miei attrezzi rendevano i miei incastri veramente mediocri. Ho acquistato quindi degli strumenti per la misurazione di precisione per la falegnameria. Ve li ho già presentati nel mio ultimo video, però se ve lo siete persi vi lascio anche questo qui nelle schede. Ho comprato quindi questi scalpelli di qualità in Arex Premium. È un bellissimo set di scalpelli che sicuramente mi permetterà di essere molto più preciso. Penso che ne farò un video dedicato perché voglio condividere con la community l'esperienza che avrò con questi scalpelli. Molti di voi hanno già acquistato degli scalpelli e sanno che gli scalpelli vanno affilati. E quindi, terrore, io non so affilare assolutamente gli scalpelli e ho paura di rovinare questi nuovi. Alcuni di voi sicuramente avranno visto il mio video sull'unboxing e il primo utilizzo dell'affilatrice della Parkside. Io mi ero fatto una bruttissima opinione di questo attrezzo, però l'ho voluto riutilizzare perché alcuni di voi mi hanno lasciato dei commenti sotto a quel video nel quale mi si diceva che probabilmente ve l'avevo usata nel modo sbagliato. Però anche seguendo quei consigli, devo dire che la mia opinione verso questa macchina non è cambiata assolutamente. Infatti, secondo me è una macchina che va proprio male, non va assolutamente bene. Tant'è che ci ho rovinato gli scalpelli, quelli che avevo di bassa qualità. Quelli comprati al Bricocentro pagandoli tanto al mucchio, e quindi figuriamoci se l'avrei mai usata per affilare gli scalpelli della Narex. Da qui l'idea di autocostruirmi un jig per l'affilatura degli scalpelli. Ho fatto un progettino e subito mi sono iniziato a render conto delle difficoltà che avrei incontrato durante la realizzazione di questo progetto. Prima tra tutte, l'angolazione di affilatura dello scalpello, che deve essere di 25 gradi. Io non ho un goniometro digitale e ho ovviato a questo problema con l'utilizzo di una formula di trigonometria che potete utilizzare facilmente anche voi a casa, ve la spiego all'interno del video. Guardiamo di cosa si tratta. Come si vede, questo è lo scalpello montato all'interno del jig per l'affilatura. Lo scalpello montato con il jig descrive con esso un angolo di 90 gradi, quindi si tratta praticamente di un triangolo rettangolo. Lo scalpello con il piano dell'abrasivo descrive un angolo di 25 gradi, che è lo stesso dell'affilatura dello scalpello stesso. Per esclusione, l'angolo che descrive il jig con il piano dell'abrasivo è di 65 gradi. Quindi noi non dobbiamo far altro che calcolare la lunghezza di cui sporge lo scalpello dal jig per l'affilatura. Per calcolarlo è semplicissimo, si moltiplica per la tangente di 65 l'altezza del jig per l'affilatura. La tangente di 65 è 2,144 circa e l'altezza del jig è nota perché lo realizziamo noi e quindi possiamo farlo dell'altezza che ci pare. Da qui la seconda problematica che incontriamo durante la realizzazione di questo progetto, perché la lunghezza dello scalpello è una grandezza finita e noi non possiamo farlo sporgere di più della lunghezza dello scalpello stesso. E quindi io vi consiglio di stare al di sotto di 3 cm. Che praticamente descrive la lunghezza di cui deve sporgere lo scalpello rispetto al jig di 6,43 cm, che è una grandezza plausibile per la lunghezza degli scalpelli commerciali. La realizzazione di questo jig porta via pochi minuti e pochi euro. D'altra parte serve soltanto legno di scarto, viti, bulloni, rondelle e qualche cuscinetto, tutta roba che normalmente abbiamo all'interno dei nostri laboratori. Però se non avete tempo e voglia di autocostruirvelo, ne esistono alcuni già belli e fatti. Ve li lascio linkati qui in descrizione, questi alcune volte vanno in offerta e quando capita io pubblico queste offerte all'interno del mio canale Telegram. Quindi se non volete perdervi le offerte, mi raccomando, correte ad iscrivervi al mio canale Telegram. Tra l'altro, la formula che vi ho dato va benissimo anche per questi jig già belli e pronti, quindi avete un elemento in più per poterli utilizzare. Penso di avervi detto tutto, quindi vi lascio alla realizzazione e all'affilatura del mio vecchio scalpello, quello rovinato con l'affilatrice della Parkside. Buona visione!
Eccoci alla fine del video, amici. Se il progetto vi è piaciuto, mi raccomando, una bella zampata sul mi piace è quello che ci vuole. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del progetto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Per oggi è davvero tutto. Al prossimo video, ciao!